benedica questa corona, questo mare, tutti coloro che lo solcano, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La festa del porto nel Pesarese non è soltanto tradizione di un evento secolare, ma è anche un'occasione per riunire l'intera città lungo il molo pesarese, oltre che ricordare la memoria dei caduti scomparsi appunto in mare. Migliaia e migliaia le persone accorse nella sera per ammirare i classici fuochi d'artificio che ne portano a conclusione l'evento, con i 3 fuochi d'artificio finali che concludono appunto la serata. Per quanto riguarda il mattino, la giornata di domenica si è ovviamente aperta con la tradizionale processione in mare ed il lancio della corona per i caduti in quelle acque. Ma pensare al mare come luogo di transito delle imbarcazioni, delle persone, come luogo di lavoro, come luogo di navigazione, luogo di relax, divertimento, ma anche rotta di tante persone che cercano di raggiungere terre migliori rispetto a quelle che hanno lasciato. Allora il pensiero oggi in particolare non solo ai caduti in mare in ogni condizione e situazione di ogni tempo, ma direi anche in particolare i caduti in mare di questo tempo. Siamo molto colpiti dai fatti di Cutro, dai fatti avvenuti nel mare Egeo, morti in centinaia, migliaia di persone, tanto da trasformare il nostro mare nel cimitero più grande d'Europa, possiamo dire, o comunque del bacino mediterraneo. Quindi ecco, oggi era doveroso un pensiero nei loro confronti e quindi anche, come dire, l'idea, siamo appena approdati al porto, che per tutti sia possibile raggiungere porti per poter iniziare una vita nuova, una vita diversa. Quindi il pensiero oggi, quest'anno in modo particolare, è verso appunto queste persone, verso chi non ce l'ha fatta e verso chi comunque ha diritto, come tutti noi, ad avere una speranza, un futuro migliore. E quindi direi che questa festa a me suggerisce anche, come dire, un'attenzione rinnovata della comunità, di tutti noi, ad aprire gli occhi, a tendere la mano e dare anche a chiunque ne abbia bisogno, necessità, l'opportunità di una possibilità di vita migliore. Ecco, questo per me quest'anno è la festa del porto, grazie. Sì, è stata una grande omelia, davvero toccante, che ha messo l'accento ovviamente sulla fatica dei lavoratori del mare, ma anche sui tante vittime del mare, persone che cercano l'accoglienza, accoglienza che non è possibile attuare perché il mare spesso e volentieri porta queste persone a delle tragedie immani, ed è stato bravissimo a ricordare questo aspetto, come il porto sia un luogo di collegamento, di accoglienza, e come sia anche un luogo di umanità e di unione tra le persone. Un'omelia molto toccante, che ha a che fare con la festa del porto, ma ha a che fare con uno dei problemi principali dell'era che stiamo vivendo. È una festa anche importante per valorizzare un luogo importante del nostro territorio. Sì, il porto ha una grande identità, una sua identità. Don Marco in qualche modo in questi anni è stato il portavoce anche di tutte le esigenze del porto, perché è un quartiere particolare rispetto agli altri. Deve far convivere la residenzialità con le attività del porto, non sempre è stato facile, sono stati anche tanti problemi, penso all'ex Amga e alla bonifica che abbiamo dovuto fare, che adesso le piante stanno continuando a svolgere, quindi insomma, è un quartiere che ha una sua forte identità, e questa festa del porto va ben al di là della Madonna del Porto. È sì una festa che ha un riferimento religioso, ma un riferimento identitario per il porto e per tutta la città di Pesaro.